perché comincia uno, mette un sacchetto, passa l'altro e via. C'è la raccolta differenziata, ma non trovi un cittadino che metta fuori il sacco quando è il momento giusto. Guardi, tappi delle bottiglie, mozziconi di sigarette. Mi dica lei il contorno di questa bella piantina e così di tutte e così. Telecamere per sanare chi abbandona i rifiuti in strada, multe fino a 500 euro a chi viene colto con le mani nel sacco. Non siamo a Roma Palermo, ma in uno dei comuni fiora l'occhiello del riciclo, Parma, con la raccolta differenziata al 74%. Eppure tutto questo sembra non bastare. Tra social network e lamentele in strada, i cittadini scuotono la testa. Sicuramente, come sempre, si può fare di più. Io ho girato alcune città, Parma diciamo che nella media, potrebbe essere più pulita, però non è delle più sporche. Penso che siamo anche noi che siamo incivili, perché lasciamo la roba quando non si deve, perché visto che abbiamo i giorni stabiliti, io penso così. E allora, in nome del decoro, telecamere in strada, ispezioni fino all'ultimo sacchetto. In 6 mesi le multe trasgressori sono state oltre 400 e la linea dura del sindaco Pizzarotti sembra dare i suoi frutti. Le telecamere le utilizziamo per la sicurezza, le utilizziamo per tanti motivi nelle nostre città. Ci sono dei fenomeni che sono comunque marginali ma evidenti alle persone che comunque si comportano correttamente, quindi noi siamo costretti a utilizzare anche questi sistemi che ci danno una mano. E dunque, spiati mentre gettano la spazzatura, cosa ne pensano i cittadini di Parma? Se uno non fa del male, le telecamere ci vogliono. Devono stare attenti quelli che fanno del male. Dovrebbero andarsi giù anche pesanti con quella gente lì, perché nel bene e nella salute di tutti. E se ci sono delle regole da seguire, è giusto che tutti le seguano. Benvengano le telecamere, benvengano le multe. La privacy ormai non esiste più. Teniamo pulita la città, perlomeno.